bellissima. Sì, 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 molto importante, una giornata di compleanni. Oggi festeggiamo anche i 50 anni di un autolavaggio storico, l'autolavaggio D'Aleo, che compie 50 anni, per cui siamo a Germignaga, in provincia di Varese, in via Stelia, numero 3. Al nostro telefono il titolare, Patrick, al quale auguriamo buongiorno e ovviamente tanti auguri. Ciao Patrick. Buongiorno a tutti, grazie mille per gli auguri. Ah, auguri di cuore, 50 anni, mezzo secolo di vita, mezzo secolo di storia. Senti, fondato dal tuo papà. Raccontaci un po' cosa è successo 50 anni fa, come mai il tuo papà ha deciso di aprire un autolavaggio? Esatto, il fresco 24enne dei tempi, mio padre Leo, ha deciso con un'idea veramente pionieristica, perché oggi diciamo è banale avere un'attività di autolavaggio. Nel 74 creare un'azienda con della strumentazione automatica non lo era per nulla, un'idea un po' visionaria, ecco, diciamo. Senti, chissà anche che investimento di capitale per quei tempi, perché c'erano le spazzole, tutti dei meccanismi che avevano dei costi anche molto importanti, tra l'altro. Esatto, e poi negli anni comunque ti devi sempre modernizzare. C'è stato un altro investimento importante 2 anni fa in attrezzatura, e quindi sì, diciamo che è un investimento che non finisce mai, che però comunque dà anche soddisfazione. Ecco, hai toccato un bellissimo tasto. 2 anni fa probabilmente avete rifatto gli impianti con delle nuove spazzole, dei nuovi sistemi. Vuoi raccontarci in che cosa consiste? In realtà nei 50 anni questa è la quarta volta che abbiamo rivoluzionato il tutto, giusto per stare alla faccia degli complimenti. Quarta volta, va bene, giusto, bisogna stare al passo coi tempi. Per cui che cosa avete fatto di così particolare per le automobili? È stato fatto un bel investimento, parliamo di un'importante quantità di denaro, okay. Però abbiamo rifatto totalmente il tunnel con una strumentazione assolutamente al passo coi tempi. Spazzole antigraffio, lavaggio sotto scocca, super cera, cascata polish, tutto quello che si può desiderare per la propria macchina è stato installato. Si coccola di più un'automobile della propria moglie, se facciamo così, No, ma diventa pericolosa la cosa, attenzione, perché voi rischiate di far separare le coppie. Sto scherzando. Senti, quali altri tipi di servizi offrite nel vostro autolavaggio lì da Leo a Germignaga in via Stelia numero 3? Allora, offriamo un servizio veramente a 360 gradi per l'auto, dalla pulizia standard degli interni, quindi la classica aspirazione, al lavaggio esterno, a lavorazioni un po' più sofisticate, come ad esempio il lavaggio e sanificazione degli interni, quindi con il lavaggio a schiuma per eliminare le macchie, per sanificare gli interni, a lucidatura di automobili, quindi veramente un servizio veramente completo, ecco. Ecco, poi in questi giorni che è piovuta sabbia, chissà quanto avete lavorato a togliere tutta quella sorta di materiale metallico, anche calamitoso, perché hanno fatto dei video, no, sui vari social network, dove la sabbia del deserto contiene le matite è un metallo ferroso, e vabbè, insomma, comunque si sa che, voglio dire, quando c'è una calamita che attira, diventa problematica la cosa. Senti Leo, che cosa avete in previsione per il futuro? Cioè, come festeggiate questi 50 anni? Offrite qualcosa ai clienti? Avete in mente di fare una festicciola, una cosa alla grande o molto piccola? Guarda, l'idea era di il compleanno è nostro, ma il regalo lo facciamo noi ai clienti. Quindi abbiamo tutta una serie di iniziative per lavaggi completi, con degli sconti o con dei piccoli omaggi da scoprire nella nostra attività. A questo punto non ci resta altro che brindare insieme a voi, venire a Germignaga, l'autolavaggio D'Aleo in via Stelli numero 3, insieme a Patrick, e capire che cosa ha riservato per gli ascoltatori di Radio Millennium. Per cui Patrick, ancora tanti cari auguri, buon compleanno, continuate così, continuate a investire, perché essere all'avanguardia per voi è molto importante. Gli investimenti, si sa, sono imponenti e anche consistenti a livello economico, però poi il servizio è quello che conta, giusto? Esatto, se mi dai un secondo vorrei ringraziare, certo. Vabbè, innanzitutto la mia famiglia, cioè mio papà Leo, mia mamma Ornella, che è ancora socia della ditta, e poi i nostri collaboratori che da anni ci aiutano a offrire un ottimo servizio, Mattia, Michele e Michael. Ah, ma che aziendina, siete in 5 a lavorare lì allora?
Giusto? Sì, ci tocca. Complimenti. Ci tocca essere un po' proprio. Senti, mi viene una domanda, siamo fuori tempo ormai, ma mi va bene così. Qual è la macchina più facile da lavare e quella più difficile? Allora, guarda, le più difficili sono, credo, in questo momento i vari minivan, che cominciano a essere anche il numero importante sulle nostre strade. Per la dimensione e poi per come sono strutturate. La più facile sono quelle più belle che vengono a lavare da noi, quindi sono quelle che lavi con un pochino più di situazione, le macchine un po' più esotiche, le macchine meno comuni, dai, meno diciamo comuni, così. sì, ho capito. Dai, ti dirò la verità, la più difficile da lavare è la mia, perché poi alla sera sei stanco, la tua è sempre l'ultima. Certo, è come il panettiere che va a casa senza il pane, è la stessa cosa. Esatto. No? Senti Patrick, grazie per essere stato con noi. Autolavaggio da Leo a Germignaga in via Stelia numero 3, andate tutti lì a lavare la macchina, perché c'è sicuramente un grande servizio di qualità. Ti auguriamo ancora, facciamo ancora tanti auguri a tutti voi, a tutti i tuoi collaboratori, alla tua mamma, e buon compleanno all'autolavaggio da Leo. Ciao, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Millennium.